In una piccola scatola, amica, ho nascosto una foglia di quercia antica. L'ho vista cadere d'estate, cose così non s'eran pensate. Una foglia che cade fuori stagione, mentre stavo facendo colazione. Si è fatta di certo un dolore, lo ha dimostrato così, con candore. Quella foglia caduta mi è sembrata parlare, mi sembrava dicesse: vieni, prendimi, mi devi curare. Allora l'ho messa qui, nella scatola, a riposare. Io mi ingegno e continuo a studiare. Ci vuole una nuova scienza e anche molta, ma molta pazienza per certi antichi dolori. Bisogna essere speciali, dottori. Siamo in una vecchia corsia del San Giovanni dove io venni per la prima volta nel 76. Devo dire che la prima impressione fu di un po' di paura, nel senso che mi trovai sperso in queste corsie in cui c'erano nella corsia donne 34 letti, 17 per lato, nella corsia uomini, me lo ricordo ancora bene, 26 letti, 13 per lato. E di notte si spegnevano tutte le luci, c'era una piccola lucina rossa in fondo alla corsia, e anche passare da una corsia all'altra all'interno dell'ospedale si dovevano attraversare cunicoli, scale, ballatoi. Queste corsie in realtà erano corsie dove c'erano malati in stato avanzato di malattia tumorale, e quindi spesso pazienti che avevano dolore, che urlavano, queste urla venivano quasi rese amplificate dagli echi della corsia. Diciamo che era un luogo di sofferenza su cui era difficile spesso intervenire. Ecco, quindi ho visto realmente ancora un periodo in cui la malattia tumorale negli ultimi 2-3 mesi di vita era un qualcosa di difficile da controllare. È, credo, il luogo della concentrazione della sofferenza della città. È stato per 300 anni questo, però è anche, secondo me, un luogo di grande evolutività, di grande evoluzione. Non per nulla negli ultimi anni sono fatte cose molto innovative qui, più che nella medicina, nel modo in cui la malattia può essere riconciliata con la vita degli individui, e come la malattia, come noi desideravamo, si diffondesse fuori da un luogo chiuso per andare a disperdersi, a diluirsi nella vita di tutti i giorni. E questo è successo. La città è entrata prepotentemente nell'ospedale, ha invaso i suoi luoghi di sofferenza più arcigna e secondo me l'ha dissolta. Questo è un grande esito di questo leone. Penso che in ospedale dovremmo fare consapevolmente della maieutica, cioè estrarre il profondo significato che c'è dietro la vita di ognuno di noi, aiutarlo a ricomporre un significato che abbia un significato per lui, perché poi non esiste un significato, una verità, quel significato che gli consenta di prendere la sua decisione con chiarezza intima e
senza attrito con se stesso, non riproducendo un'altra volta l'attrito che ha determinato la malattia. La malattia come opportunità, come occasione di crescita, di crisi, di risveglio, di proprio un'opportunità per tutti. Quello che abbiamo cercato di fare in questi ultimi 5-6 anni è stato proprio di rendere le persone consapevoli della grande occasione che gli si prospettava nella circostanza della malattia. Faccio il teatro, faccio teatro come regista, come drammaturga, come formatrice. E il teatro lo faccio di solito in luoghi dove c'è un'intensità particolare, sono quelli che preferisco. Li chiamo luoghi soglia, cioè dei luoghi dove c'è una possibilità di trasformazione, innanzitutto per me e poi per le persone con cui lavoro. Io sono entrata per ascoltare, sono entrata seguendo il mio Virgilio, che era l'assistente sociale, che è un ruolo interessante, no? Un ruolo di confine, un ruolo buono da seguire, no? E la seguivo in silenzio con il camice bianco, andando di stanza in stanza, assistendo alle pratiche terapeutiche quotidiane, agli incontri, ai colloqui con i familiari. E lì ho esercitato quella che ritengo una delle qualità maggiori di un uomo di teatro, di una persona di teatro, che è l'ascolto. La capacità di farsi vuoto, di sospendere il giudizio, l'interpretazione, quasi anche la sensibilità, no? E di accogliere dentro di sé i significati, le forme, i modi di muoversi, di guardare, le parole, la risonanza che c'è nelle parole, delle immagini, dei vissuti. E poi, dopo questi primi racconti, ho lavorato con Antonella Rietto, con Alberto Pagliarino, con Luciano Gallo, e con loro abbiamo provato a dare una forma perché questi racconti potessero tornare lì. Rendere visibile quella storia singolare dentro a una storia corale, in cui ci sono quei protagonisti di quel luogo, dell'ospedale San Giovanni, però ci sono più in generale i protagonisti di una contemporaneità al dolore, che non è solo di chi vive l'ospedale qui e ora, ma è stata anche dei grandi poeti, di tutti quelli che si sono interrogati. È come convocare in quel luogo quello che Marina Svetaeva chiamava la contemporaneità e non l'attualità, cioè fare un atto di poesia contemporanea, chiamando tutti ad avere un ruolo, ad essere autori, no? Con la propria storia personale. E non è solo storia privata, è storia universale. Faccio fatica a prescindere dallo spazio dove sono, soprattutto quando immagino il teatro come un grande rito collettivo, un grande evento.
Allora, quell'ospedale è stato in questo senso un straordinario luogo, cioè un luogo che consente lo straordinario. E così l'ho usato, il cortile, la terrazza, il quarto piano, dove vedi tutta Torino. Questa terrazza è il luogo che io amo di più dell'ospedale. E non è soltanto perché di qui si vede la città dall'alto. I fuochi di San Giovanni li vengono a vedere qui. E quando c'è stata l'eclisse, sono venuti tutti qui, tutti! Medici, pazienti, parenti, tutti con la mascherina nera, col naso all'insù. Vedi la vita. Vedere di qui non è come essere sulla mole. Là sei un turista. Qui. Qui è l'ospedale alle spalle. Se sei venuto fino a qui è perché lo hai attraversato tutto. L'ospedale. Vestito male, trasandato, fuori moda, inelegante. Il teatro alle origini metteva in scena il grande tema che pesava sulla collettività, il male immanente, il dolore da risolvere, l'inquietudine, la curiosità, l'ansia. Questo era una grande opera di teatro di comunità. Mal di testa, mal d'orecchie, mal di denti, mal carico. In ospedale noi abbiamo vissuto con Alessandra per 2 anni ed è stato questo, è stata una grande rigenerazione collettiva. Io oggi incontro i nostri operatori dispersi in questa diaspora quasi biblica in giro, che ha il suo significato secondo me, perché non si produce se non disperdendosi. E questi operatori oggi sono in grado di dare voce alle loro esperienze, a dire la loro storia, a narrarla con una chiarezza e una consapevolezza che soltanto quell'esperienza gli ha dato. Questo è un concetto che ho imparato un po' facendo la volontaria alla Faro, quello allargato di cure palliative, dove comunque non si interviene più o non si interviene con chemioterapie, radioterapie che fanno parte di altri protocolli, ma in qualche modo si cerca di alleviare e di accompagnare la sofferenza di chi è malato con qualche cosa che, come dire, pallium era il manto dei latini, che in qualche modo avvolga coprendo, ricoprendo, riscaldando, accompagnando appunto, ma non pretendendo di fare l'impossibile. Certamente io credo che sia molto importante per chi è malato e per chi soffre non avere soltanto, che per carità è fondamentale, l'intervento del chirurgo, del medico, dell'infermiere, che è dedicato al corpo, ma anche un qualche cosa che aiuti la mente e aiuti la psicologia, l'intelletto, che poi sono forze vitali importantissime per combattere la malattia, anche quelle, ecco, con delle attività, con delle distrazioni in senso buono, che aiutino la mente a lavorare ancora. E credo che questo faccia ripartire a volte anche delle energie fisiche che non si pensava più di avere. Dedicato a tutti quelli che non hanno mai visto un morto, a chi vive chiuso in casa, a tutti quelli che... Gli uomini, quelli veri, non piangono mai. E a tutte quelle donne che non piangono più, ma che hanno pianto tanto. E a mia madre che... Ricordati che dal troppo ridere si finisce in piangere. La gente piange quando si accorge che l'ha fatta grossa,
contro se stesso. Quando ha capito che non è più il momento di scherzare, perché in palio c'è la pelle e quindi lì arriva una vera disperazione, perché poi, come si dice nei proverbi, no? Vince chi fugge, e quando ti fugge la vita, tu dici, cavolo, ma ci tenevo. Cioè io ci tenevo a quella vita lì che non mi piaceva, che ma ci tenevo. Quindi adesso che io me la sono in qualche modo giocata, piango. Di una cosa sono certa, ognuno di noi piange solo per se stesso, perché quello che per noi, noi sani, forse, è una cosa normale, che è la salute, quando non ce l'hai più, piangi. Nel 2007, al mese di luglio, quasi alla fine, avevo il bambino di mia figlia con me in ferie. Il bambino non stava bene, l'abbiamo portato in ospedale, lì gli hanno fatto immediatamente i raggi. E siccome hanno visto che c'era qualcosa che non gli garbava, doveva farsi la TAC. Dopo 4-5 ore di tormento ad aspettare questa risposta, ci arriva un messaggio di cui ci dice: godiamocelo finché che c'è. Una botta, una coltellata al petto. Vorrei saper da lor signori, disse la fata ai medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, vorrei saper se questo disgraziato burattino sia vivo o morto. A questo invito il corvo, fattosi avanti per primo, tastò dapprima il polso di Pinocchio, poi la punta del naso e poi il dito mignolo del piede. E quando ebbe tastato ben bene, disse: a mio parere il burattino è belle morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. La situazione era disperata. E allora gli hanno fatto la biopsia, l'hanno mandata a Padova. Quindi 5 giorni d'inferno, incomincia la terapia. E dopo quasi un mese che faceva la terapia, gli hanno fatto i raggi. E c'era già un buon risultato, addirittura il 50%. Salti di gioia, di grida, perché non credevamo ai nostri occhi, ed è stata la cosa più bella, anche se dovevamo ancora aspettare. Oi 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 oi, fatina! Oi 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 oi! Bella, e in pochi giorni sarai guarita. E dolce? Oi amara! È amara, ma ti farà bene. Se amara non la voglio! Dare a me. Bevila. Ma a me l'amaro non mi piace. Bevila. E quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca. Prima la pallina di zucchero e poi beverò quell'acquaccia amara. Facciamo la TAC una settimana prima di Pasqua.
due o tre giorni non ci chiamavano. Il giorno prima di Pasqua ci chiamano. Il bambino non ha più niente. Dio, ho lodato il Signore come non mai in vita mia. Ti sopravvivrà. Uno dei momenti più belli durante l'intero percorso per me è stato incontrare Renata. E Renata era una delle persone che abbiamo intervistato, era una persona malata. Era una persona che per 14 anni ha combattuto un cancro che di solito ti porta via in molto meno tempo, secondo le statistiche. Renata è stata molto generosa, si è proprio raccontata molto. Ha avuto molto coraggio, sempre venuta nell'assistere, cioè nell'accettare poi la restituzione che veniva fatta della sua storia, perché non è stata, leggo la storia di Renata, cito la storia di Renata, quello che Alessandra mi ha chiesto di fare è stato proprio di fare Renata che raccontava la sua storia. E lei c'è sempre stata in prima fila, davanti, centrale. Ma tanto poi i capelli crescono. Su, che tanto poi torni come prima. E lì, un bel vaffanculo. Ma quanti ne partirebbero così, a raffica? Durante le interviste, per esempio, non si è mai commossa, non si è mai posta da attirar compassione o da dover essere considerata necessariamente una cosa speciale da osservare sotto una lente di ingrandimento. Lei ha proprio sempre portato questa, davvero questo senso combattivo, ecco, nei confronti della malattia e molto umorismo anche. No, perché tu, in quel momento, tu, i capelli, non ce li hai. Però hai la parrucca. Già che ci sono, io ne ho ben tre. Una è corta, nera col carré. Una è color caffè. Una è lunga più di me. Una è mossa col frise. E poi ha iniziato a guardarsi intorno quando veniva qui e vedeva, ha iniziato a scoprire le parrucche in giro sulla testa degli altri, a riconoscerle e quindi diceva: ma cosa fate con questi gatti morti in testa? Altro giro, altra chemio, ma stavolta la parrucca non la voglio, non mi aggrada. Poco importa lo sguardo della gente per la strada. Sai che penso? Vaffanculo. L'inverno, il sole è stanco, la sera a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ah, che freddo fa! Ah, che freddo fa! Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì, che t'amerei. E mi è successo proprio di innamorarmi di un paziente e lui è stato ricoverato qui per 9 mesi.
9 mesi meno un giorno, è andata così. Allora, io ero molto attratta da lui, mi dispiaceva molto vederlo soffrire oppure per certe cose. Però ero molto timida e quindi non sapevo mai di che cosa parlare quando andavo in stanza. Poi un giorno lui mi guardava mentre mi mettevo le flebo, mi pare, e mi ha proprio detto questa cosa, ha fatto: tu sei molto attenta quando vieni, mi tocchi con delicatezza, ma non dici mai una parola. Perché io facevo le mie cose e scappavo via. Cioè le mie cose e scappavo via, però c'ero sempre. Cos'è la vita? In quel periodo lì cercavo di non pensare al tempo da perdere. Comunque quel periodo lì cercavo di vivere tutto come potevo, sapendo che non mi sarebbe più tornato indietro quel tempo. Ma questa vita cos'è? Se manchi tu. Chissà se l'amore mio ci sarà, quando sarò in punto di morte. Mi piacerebbe tanto di sì, e che mi stesse vicino, vicino. Tanto è l'ultima volta. E che mi dicesse delle cose commoventi. Come ad esempio, mi dispiace molto che tu muoia. Gli ultimi giorni, quando prima di morire, quindi non ancora riusciva a parlare, mi ha proprio detto che l'unica cosa che gli dispiaceva era avermi conosciuta tardi. Ma di quella relazione ho anche un buon ricordo, quando il giorno del funerale l'ex moglie mi ha sussurrato delle parole che mi hanno dato un grande conforto, nel senso che anche lei l'aveva capito in quel periodo, l'aveva amato molto, cioè aveva avuto 2 figli, però l'aveva capito, quindi è venuta anche lei a ringraziarmi di aver vissuto con lui questa cosa, quindi di averlo sollevato, l'aveva visto felice, più sereno. Mamma chi passuriona sta frevi mi trasenta l'ossa. Cututu ca fora c'è guerra, mi sento stranizza da muri. L'amore. Ho scoperto che alla fine la musica è stata un po' la mia ancora di salvezza. E la truima vita mia ospegio detti anni. E adesso per me la musica è un modo per viaggiare, cioè con la musica è il mezzo più facile e più immediato con cui si può comunicare, perché puoi comunicare con la musica ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Semplicemente, e tutti la possono capire. Suonato per mio nonno al mare e per i suoi amici quando avevo 5-6 anni, e quindi da lì è nata anche questa, diciamo, facilità nell'approcciare con la musica anche i lavori di teatro sociale. Nelle case di riposo è molto semplice entrare in confidenza con gli anziani e farsi aprire il loro mondo semplicemente suonando una vecchia canzone, perché immediatamente loro viaggiano. Il cancro! Vedi? Ma diciamola sta parola, no? Non sarà mica un tabù? Sì. Tutti i miei amici, quando parlo del teatro che faccio, si toccano, dicono: vabbè, ma allora... Insomma, sembra quasi che cerchi, però in realtà, appunto, secondo me il teatro in qualche modo deve raccontare
anche la vita, tutta la vita, no? Non solo la, diciamo, la parte positiva della vita. Poi anche la vita negativa, anche nelle situazioni drammatiche, si possono trovare dei momenti di ilarità, non è tutto nero, anzi, proprio lì che forse vengono fuori le cose più divertenti anche, no? Che uno tira fuori anche la voglia di ridere sopra e fare del sarcasmo su cose che magari invece sarebbero devastanti se prese con quel peso. Se quando dormi ai campi e non puoi più dormire. Dedicato a tutti noi, a tutti quelli che, a tutti quelli che, a tutti quelli che aveva un brutto male, a tutti quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro. È una paura non naturale, la paura della morte. Hanno paura anche di affrontare chi alla morte, diciamo, addosso. E soprattutto dedicato a Renata, che io, fortunatamente, o c'ho il cancro o sto abbastanza bene. Buongiorno, dottore. Come vede, sono affetto da questo grave difetto. Questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me. Oh, caro signore, per i malatti di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette? Glielo applico e vedrà, lei guarirà. Chi è un dottore? Ha il potere di fare qualche cosa. O lo crede? Lo crediamo tutti, vero? Il primo momento mio nel confronto della malattia era in qualche modo di carattere, direi quasi combattivo, nel senso ci sei e io ti sconfiggo, ecco, io mi attrezzo per. E poi via via invece si impara prima che non sempre si riesce a sconfiggere, quindi bisogna in qualche modo saper convivere con la persona malata ed eventualmente con le proprie malattie. E l'esperienza quindi è quella di via via imparare a affrontare la malattia come uno dei momenti con cui si esprime la vita. Il primo impatto è un, almeno per quanto mi riguarda, è essenzialmente un impatto di tipo professionale, cioè molto tecnico. Perché in qualche modo chi arriva essenzialmente è molto attento a dei gesti di cura, e quindi questi gesti di cura devono essere altamente professionali. E poi via via qualcosa si scioglie, perché c'è un contatto proprio fisico, no? C'è uno scambio di calore, c'è uno scambio di attenzione, c'è uno scambio di sorrisi, e il paziente, la persona, preferisco, comincia a raccontarsi, quindi insomma si cerca di instaurare un clima e ci si racconta quando è successo, perché è successo, che cosa deve fare, che cosa lei sa della sua malattia. All'inizio sono molto, non sono tanto disposti a raccontare il pezzo di vita vissuto, perché si è arrivati alla malattia. C'è questo sblocco quando si comincia a farsi o ascoltare delle buone domande. È la domanda che sento proprio sulla pelle delle persone che arrivano, no? Perché proprio a me è successo questo. Si vede che ce l'abbiamo scritto negli occhi, quello che vogliamo. Sapere. Non sapere.
aspettare, sperare, morire, dormire, sognar forse. Ho osservato che chi veramente utilizza il tempo della malattia per fare un salto proprio evolutivo, allora veramente diventa un arricchimento incredibile. Invece chi si arrocca, forse perché ha già deciso di non poterne più, di non avere più la forza. Ci sono molte persone che hanno veramente la forza. La malattia secondo me è proprio una richiesta che ci fa il nostro corpo, il nostro inconscio, la nostra parte più profonda, che ci chiede proprio un cambiamento nella nostra vita, anche un grande cambiamento nella nostra vita. E ne ho portati tanti di cambiamenti nella mia vita. I primi 3 giorni non ho fatto altro che piangere, soprattutto legata insomma ai miei bimbi. Questa è stata proprio l'angoscia più grande. E poi dopo 3 giorni ho detto no, io ce la faccio, io ne esco. E da lì secondo me ha proprio iniziato un po' il mio percorso di guarigione. Io vedo che comunque le persone che guariscono fisicamente, perché sono guarite anche spiritualmente, le persone ancora che restano attaccate alla rabbia spesso hanno più predisposizione poi ad ammalarsi. Giuramento di Ippocrate. Giuro per Asclepio Medico e per Igea e Panacea e per tutti gli dèi e tutte le dee che mi prenderò cura di voi. E consapevole dell'impegno che assumo e dell'atto che compio, vi dico: La vita è. Per me vuol dire cercare di curare, ma inteso nel senso di prendermi cura, preoccuparmi della paziente o della vita della paziente. Questo però non deve significare accanirsi e quindi utilizzare la medicina e la tecnologia per vivere un mese in più. Non c'è nessuna cura che possa valere la qualità della vita. La vita è il solo modo per coprirsi di foglie, prendere fiato sulla sabbia, sollevarsi su un paio d'ali, essere un cane o accarezzarlo sul pelo caldo, bagnarsi in qualche pioggia, inciampare in una pietra, perdere le chiavi nell'erba e seguire con gli occhi una scintilla nel vento e persistere nel non sapere qualcosa di importante. Gracias a la vida che me ha dato tanto, me la sbuzzerò che quando la saprò perfetto testico. Ma mi ricordo che quel giorno in cui io mi aprii a tutti durante il laboratorio si stavano utilizzando dei fiori. Il fiore è stato un po' il simbolo per noi del laboratorio del tema della soglia. Io avevo messo questi fiori formando un cerchio. Quando io ho iniziato a raccontare, diciamo, della mia malattia, di quello che è stato il mio percorso all'interno dell'ospedale, ero fuori da questo cerchio, quindi fuori dall'attraversamento della soglia che rappresentavano i fiori, ed ero girata di spalle rispetto ai miei compagni che mi stavano ascoltando. Man mano che metabolizzavo
la malattia e questa esperienza, io entravo sempre di più all'interno di questo cerchio, oltrepassando alla fine i fiori e voltandomi man mano verso queste persone per poter alla fine dire che comunque da una brutta esperienza si può veramente ricavare tanto. Forse ecco, io ho capito, non appieno, però in parte, cosa vuol dire vivere. Grazie alla vita, grazie.